Ciao a tutti, allora io oggi inizierò il videoblog, quello di Enza ovviamente, mi sono inserito abusivamente, andrò a casa sua a vedere in che stato è ora in questo momento. Mi ha detto che si sta iniziando già a preparare, però questo me l'ha detto circa un'oretta già fa, quindi ora vediamo se davvero si sta preparando o invece è ancora in pigiama che sistema qualcosa a casa sua. Venite, andiamo. Guardate un po' quello che combina. E L'ho detto io, l'ho detto io, l'ho detto io, va bene. cosa Ho il avete? cameraman, sono diventata una persona importante, ho il Avete cameraman. visto come è combinato? Mi ha detto che era quasi pronta. È quasi pronta. E vedi che bellina pure quando si veste. No, una meraviglia. Ti vedo, ti vedo. Ragazzi, visto che lui mi sta facendo i video, ne approfitto per dirvi una cosa. Sto usando quel correttore di cui vi ho fatto il video l'altra volta e sto usando il numero 5 perché sto notando che non ho bisogno di tanta coprenza. Tempo scaduto, il tuo fidanzato ti ha lasciato. Ecco la reazione, non sa come strapparsi i capelli. È Sì, tutta disperata. disperata, sta piangendo e non lo fa vedere. Il tempo è scaduto, il suo fidanzato se n'è andato. E adesso Sono disperata perché non in riesco. retroscena. Che non riesco. Vabbè, sì, dai. Come ben vedete, io sono arrivato che era giorno Sì, adesso. e vuole dire che è notte, che l'ho fatto ritardare, ma vabbè, quel che conta è che siamo in giro e che siamo usciti. Comunque, vabbè, ora vedrete piano piano se è possibile quello che faremo Se stasera. riusciamo a registrare, perché siamo insieme ad altre persone, non è Quindi giusto stare possibilmente con lo la possiamo fare. camera e vloggare. No, non c'è nessuno infiltrato oggi, a meno che Alessandro non stia registrando per conto suo e poi unirò tutto in questo vlog. E niente, sto correndo, è l'una, sono le ore 13 e io sto correndo per andare di corsa al centro commerciale perché ho tante cose da sbrigare e poi devo correre, correre, correre e correre. C'è un tempaccio, proprio un tempo bruttissimo, si alterna vento e pioggia, ma ce la farò a sbrigare tutto, almeno spero. Non so fare niente. Sei brutto! Sei brutto! Sei brutto! Sei brutto, Lucky! Andiamo! Andiamo! Che sei brutto! Ora ti mando a mamma! Che sei brutto! Andiamo! Andiamo, dai! Ciao mamma! Mamma! Io ciao mamma, ciao!
Buongiorno, oggi è la mattina di Natale, quindi tanti auguri a tutti di buon Natale e io inizio da questa colazione un po' più consistente, caffè e latte, solo 4 biscotti, questi qua, una banana e una manciata di nocciole. Per chi mi chiedesse gli aggiornamenti sul peso, sono stata brava. E il mio peso ad ora è 64 kg. Devo arrivare sempre ai famosi 58 come nella Ducanna. Questo qua sicuramente sarà un percorso più lungo, però piano piano spero di arrivarci. Sinceramente, quello che mi interessa di più, sì, dimagrire, ok. Però quello che mi interessa di più è non stare male, non avere le coliche, non avere scariche ematiche. Questo è quello che mi interessa di più, stare bene. Allora, eccomi qua, sono pronta. Questo è il look di oggi della giornata di Natale. Ho voluto fare una cosa molto semplice e soprattutto molto veloce. Uno perché non mi sento tanto bene, due perché abbiamo premura ed è tardi, ma io sono pronta, sto aspettando Alessandro. E questo è un rossetto nuovo di Wycon che mi hanno regalato mio cognato e mia sorella. Un attimino che se siete curiosi, perché a me piace tantissimo, vi dico subito qual è. È questo qua. Si mette a fuoco il 122 Red Velvet Matte Mellow di Wycon. Questo bellissimo, mi piace tanto. E niente, Alessandro mi ha chiamato e già sotto scendo, che dall'essere puntuale passo poi per quella in ritardo. Ciao a tutti! Allora, oggi io, sempre al solito il cameraman, vi farò vedere come cucina la vostra amica Enza. Eccola qua, quanto bellina! Questa è la nostra cena di Natale insieme, una cenetta romantica, romanticissima, Intima, direi. intima, molto intima. Però con tanto, 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 tanto amore. Io, che sono un tipo che non cucina mai, sono alle prese però per fare l'insalata e ho anche apparecchiato. Questo perché lei non ha ancora capito che io sono l'uomo della sua vita. Questo lei ancora non l'ha capito. E io Sì, sono un uomo da sposare. l'uomo da sposare, tu sei l'uomo da sopportare. Da sopportare io. È Lei. finita che l'insalata la sto facendo io. No, è finita l'insalata, la sto facendo io. Sto facendo solamente vedere alle persone che io sono un uomo da sposare. Siete pronti? Allora, uno, due e tre. Vi faccio vedere cosa ho cucinato io. Cosa ho cucinato io? Vedete? Ah, mi sono fatto le cotolette di pollo, mi sono fatto e l'insalata. Vedete? Mi sono fatto il pollo. Io l'ho fatto il pollo, l'ho fatto io. Sì, a fanculo. Avete visto che bella? Mi ha detto grazie. Sentite, mi ha detto grazie. Lui il pollo e E lei il pollino. io. No. E lei l'insalata. Con il formaggio. Per me, per il mio colon, 50 grammi di formaggio stagionato e l'insalata. E pane, ora devo prendere il pane. Va bene, comunque. Buona cena. Vi faccio gli ultimi saluti della giornata adesso, anche se è notte. Poi niente, dopo cena io e Alessandro siamo usciti, ci siamo fatti una passeggiata, abbiamo incontrato degli amici, ci siamo fatti gli auguri e niente. Proprio un giretto così molto piccolo e siamo tornati da poco. Ora è giunto il tempo di spogliarsi, mettersi il caldo pigiama e andare a nanna. E niente, io volevo farvi questi ultimi saluti anche se da sola, ma sono anche da parte di Alessandro perché si è affezionato un po'. Gli è piaciuta questa cosa di essere di nuovo presente nei vlog. Sì, e niente, noi speriamo che sia stato per voi un buon Natale e
Speriamo appunto questo, che abbiate passato la vigilia, insomma questa giornata in maniera felice, spensierata e piena di quello insomma che il vostro cuore ha desiderato, pieno di cose belle e felici. E niente, tutto qui, in semplicità e soprattutto con tanto affetto per voi che mi seguite ormai appassionate, vi ringrazio sempre. Oggi è 26 dicembre, stiamo uscendo di buon'ora questo pomeriggio, finalmente un pomeriggio che usciamo con la luce ancora, ma tra poco farà buio. Insomma, stiamo andando a fare un po' di spesa perché stasera siamo tutti a casa mia, insomma, noi due, mia cugina col suo ragazzo, e facciamo una cena assieme, giusto per stare insieme, quindi faremo un po' di spesa. Di spesa, poi devo andare a cambiare il regalo che mi ha fatto Alessandro e Ovviamente perché non niente. gli è piaciuto, allora vuol dire. Ma no, che lo sai che non è che non mi è piaciuto, è che praticamente mi ha regalato un giubbottino, che ne ho tanti giubbotti, cioè quando ne ho tanti giubbotti poi metto sempre gli stessi, secondo me meglio prendere qualcosa di più utile anziché tenere un regalo nell'armadio. Vediamo. Siamo al centro commerciale, siamo alla Coop a fare la spesa. Questa è la spesa. Alessandro già è armato di busta, io ho armato dell'euro del carrello. Lo prendiamo il carrello? Vabbè. È un carrellino. Tieni tu, va. Che ne li porti dentro? Ti porto dentro il carrello? Nel carrello! Mamma, dai, ti prego! Metti la busta dentro. Pure io, mi spingi, ti prego, mamma, metti il Ma carrello! finisci! C'erano due carrelli più vicini. Eccola qua, guardate che bellino, col cappellino è da sconcicare, ora la sconcico, scusi, scusi, ma che per caso è libera lei? Come scusi? Sei impegnata? A cercare cose, sì, che non trovo. Va bene. Senta, le posso fare qualche domanda? Lei per caso è di qua della zona? Viene No. spesso a fare la spesa qui? No. No. E c'era uno sconto del 100%. Bellina, pure a retromarcia fa. E sa pure guidare. Ormai so guidare bene. Sa pure guidare, vedi dove entra. Avanti, gliela possiamo dare la patente. E se ne va sempre nei punti più cioccolatosi. Guardate come scappa, vedete? È alla ricerca di qualcosa di buono. È alla ricerca di qualcosa di buono. Guardate un po' quando trovo una cosa che non trovavo da un po', qualche faccia che c'è. Sorridi. Fai vedere la faccia che fai quando trovi qualcosa che non ne trovi dalla vita. Eccola qua, soddisfatta di aver fatto la spesa, vedi qua. Soddisfatta, che soddisfazione totale. Soddisfatta, vedi che sorridente. Eccola qua, è tornata, ha posato il carrello. Eccola qua, l'amore mio. Eccola qua, lo sai che ho combinato? Hai combinato? Ho dato una sportellata a questa macchina. Buono! Tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri al nostro amore, sai? Sì, è ora. Posso ci fare? Tanti auguri anche a voi.